Sabbia di Palermo è in crescita, anche perché recentemente si è fatta un'operazione di iscritti che hanno aderito alla FABI, alla Banca Popolare Sant'Angelo, dove eravamo assenti da sempre. Poi c'è anche una crescita alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anche in altre banche stiamo crescendo, si fa quello che si può. Il territorio ci offre qualche spunto di riflessione, il nostro, il mio territorio, legato ai recenti accadimenti della digitalizzazione e della corsa sfrenata agli investimenti e al collocamento di polizze, che è il tema che un po' affiora dappertutto nei giri sindacali. Il tema che noi abbiamo cercato e abbiamo risolto bene puntando sul contratto nazionale recentemente rinnovato, ma che va comunque sempre attenzionato in funzione del fatto che i lavoratori sentono molto il tema della pressione commerciale, sentono molto il tema della necessità di un sindacato vicino. È per questo che noi ci proponiamo in termini di vicinanza, di proselitismo e di attenzione ai temi sia collettivi che individuali. Noi ci occupiamo di essere sempre vicini ai lavoratori. We are Fabi, ci occuperemo sempre e staremo, come ci dice il nostro grande maestro Lando Maria Sileoni, vicini ai lavoratori sempre e comunque. La Fabi a Siracusa è messa molto bene. È la prima organizzazione sindacale ed è maggioritaria in tutte le banche. Il problema principale è la mancanza di personale. I recenti piani di esodazione hanno visto tantissimi colleghi andare via e tante banche sono a corto di personale. Questo rischierà in estate di non far fare le ferie ai colleghi e ci saranno agenzie che saranno chiuse per mancanza di personale. Ci accingiamo a vivere un periodo particolare, anche perché nel nostro settore, il settore del credito, purtroppo subiamo periodicamente il colpo, passatemi il termine, relativo ai piani industriali che vanno sempre a ridurre gli sportelli. Noi a Messina siamo stati vittime di una chiusura selvaggia di sportelli negli ultimi anni. Abbiamo invece in Sicilia circa 100 comuni, oltre 100 comuni senza sportello bancario. Nella nostra attività quotidiana, però, come Fabi siamo sempre in prima linea e stiamo facendo, a mio avviso, un ottimo lavoro, perché presidiamo il territorio giornalmente, siamo sempre presenti e per i colleghi siamo il punto di riferimento. Siamo il primo sindacato e dobbiamo dimostrarlo. L'evento di stagione a Ragusa è costituito dalla fusione per incorporazione della Popolare Sant'Angelo con la Popolare di Ragusa. Evento importante ma estremamente invasivo e, diciamo, scioccante per la realtà di Ragusa, perché a quanto si dice pare che scomparirà il marchio Banca Agricola Popolare di Ragusa. Non dico cose ovvie. Sotto questo punto di vista noi ci siamo attrezzati, c'è una squadra splendida, giovane, abbiamo raddoppiato le nostre rappresentanze, siamo certi che riusciremo ad assistere, a seguire e a dare la nostra consulenza ai colleghi in questo momento particolare. Sub Fabio di Agrigento oggi è una bellissima realtà. Si tratta di un sub non troppo grande, però negli ultimi anni il sub ha lavorato tutti i giorni grazie ai suoi dirigenti per migliorare, diciamo, la posizione dei colleghi della rete.
In questo duro, incessante, quotidiano lavoro noi ci stiamo mettendo l'anima, il cuore, e posso dire che siamo a buon punto. Il numero degli iscritti del SAB continua a crescere. Ne approfitto dell'occasione per ringraziare gli ultimi arrivati, cioè i colleghi della Banca Popolare Sant'Angelo, che in un momento così particolare e difficile per la loro struttura, per la loro banca, hanno accordato alla FABI un'importante preferenza, e continueremo a lavorare per loro in maniera incessante, come abbiamo sempre fatto. Nel nostro territorio, nonostante lo spopolamento delle filiali e il progressivo abbandono di alcuni istituti del territorio, abbiamo raggiunto la maggioranza assoluta degli iscritti, è una cosa che ci rende fieri. Evidentemente è il risultato di una politica corretta e seria da parte della FABI. Il raggiungimento economico, il soddisfacimento economico ottenuto con il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ci ha premiati anche dal punto di vista delle nuove iscrizioni. E l'ultima ambizione che abbiamo attualmente è il rinnovo dell'accordo sulle agibilità sindacali. È vitale, come sono vitali le RSA, senza le quali non c'è sindacato. Negli ultimi periodi stiamo assistendo a una serie di chiusure di sportelli. Lascio immaginare che fino agli anni 90-2000 il territorio della provincia di Trapani era, sul territorio della provincia di Trapani esistevano una serie di direzioni generali di diversi istituti bancari. Ad oggi il dato è pari a zero. Per quanto riguarda la FABI, siamo in continua crescita, nonostante i colleghi abbiano aderito nel corso degli anni a una serie di esuli incentivati promossi dalle varie banche che esistono sul territorio, e nonostante questo continuiamo a crescere. Colgo l'occasione, tra l'altro, per ringraziare tutti i colleghi che ci onorano della loro fiducia. Grazie agli RSA e ai coordinatori e ai dirigenti sindacali del Consiglio Provinciale del SAB, che costantemente e giornalmente si spendono sul territorio, mettendo in campo professionalità e abilitazione.